Il mio amore per gli RTS non è mai stato un mistero per nessuno e in questo senso potevo forse perdermi. Crossfire Legion, ovviamente no. Allora, tenete presente che in quanto RTS canonico ha come fulcro il multi, ma c'è pure una campagna single player, che è quella che vorrei in qualche modo iniziare a scoprire per comprendere le dinamiche di gioco e se ci sono delle peculiarità particolari. Per cui io partirei da qui subito, senza grossi punti ciechi, per quanto non c'è l'italiano, che ve lo dico a fare, sono 850 lingue, la nostra no. Comunque, il comandante Phoenix guida un assalto a un data center. L'obiettivo è di estrarre dell'Intel chiave che, insomma, potrebbe alterare gli equilibri globali, mettiamola così, che forma un po' più corretta. E vado. The fighting continues between Blacklist and Global Risk in what is now a war over the acquisition of data. This is the biggest data breach we've ever seen. The impact swing from Global Risk is an international military giant. They vow to protect by maintaining peace and order. Training men and women for security missions. A conflict while limiting the role of government military is not a possible threat. Tensions have escalated throughout the world, and a group of experienced mercenaries called Blacklist have risen, claiming they fight for the people. In the midst of all the chaos, a new institution has emerged called New Horizon, who has been offering humanitarian aid through the use of their advanced Neuralink technology. Breaking news. We are reporting a massive Blacklist army approaching the city. Forces are making their way westbound by ground. We'll continue to update you on this developing situation. Contact medium-sized enemy force. All Blacklist forces, code word Orca. I say again, Orca. We are a go. How are we doing on those buildings, Freefall? I'm almost into building one. I need 2 minutes. Copy that. Stalker, what's our ATA? T-minus 1 minute. Sorry, Freefall. Every time. Viper, report status. Viper to Phoenix. We're in position now. Ground Operation Alpha is a go. Commence attack. All right, move it out! Okay, people, lock it down. Targets in sight. Così? Io vorrei spiegarvi un po', se mi danno modo. Allora, il mondo è suddiviso in tre macro fazioni: Blacklist, che sono un po' quelli del popolo che vogliono salvare le persone dal Global Risk, che è un gruppo di istituzioni, diciamo, mettiamola così, e poi c'è questa New Horizons, che è una terza fazione che sembra voler offrire grandi sostentamenti alla popolazione in cambio dell'utilizzo della loro rete neurale. Quindi tanta carne al fuoco, però cerchiamo di capirci qualcosa. Quindi, devo distruggere questa torretta antiaerea. C'ha un che di arcane per certi aspetti, da componente stilistica.
Freefall, you're in. Extracting. ETA 10 seconds. We have incoming. Defend the chopper. Moving in. Big fire button. What's so important about this data then, brother? It has the coordinates of all global risk bases. It's going to win us this war. I can feel it. Ok. Noi siamo della Blacklist. Phoenix to Viper, we're moving to Tower 2. How's it going down there? Distraction's working, getting a lot of activity. You guys gotta hurry up with that data. Hang in there. This data payload will change everything. We've got boots on the roof. Hostile aircraft are incoming, people. Watch out for airstrikes. Let's make it quick. Ready. Allora. This data better be worth it. We're losing people down here. Stiamo cercando dell'intel che ci dia la posizione delle strutture della Global Risk. Dai. Okay. Stiamo perdendo un botto di unità. Ce la facciamo? Al pelo. Io ho due unità di cui una messa malissimo. Spero mi diano un pelino di rinforzi. Pelino. Sarebbe graditissimo. Rimaniamo alti. Chi c'ha bisogno? Sono a metà. So cosa sia, ma l'ho sparata. Ah. Non è male comunque a livello scenico, eh. Mettiamoci qua così da presidiarla tutta. Io ho l'impressione che non ce la facciamo. Dai che teniamo. Ok. Vabbè, si è visto onestamente un po' pochino adesso per valutare. Allora, le missioni in tutto della campagna hanno detto nel menu principale sono 15. Quindi già abbiamo fatto la prima? Possibile? No. Ok. Missione 2. Città sotto attacco. Sotto assedio. Allora,
tentativo di Viper di portare via le forze della Global Risk da Phoenix ha fatto sì che lui sia bloccato e bisognoso di assistenza. Andiamo. Per adesso sembra un bel progetto, nel senso visivamente molto appagante, a livello di dinamiche sembra abbastanza accessibile, facile da comprendere, adesso non so da padroneggiare, ma insomma sembra un buon inizio, ecco. Viper's ground op was a success, and thanks to his distraction on the outskirts of the city, we now have the data. But now Global Risk has sieged the area, and Viper's forced to retreat into City Hall. He needs our help ASAP. We'll secure the train station here for supply, then make our way to City Hall, extract Viper, and get out of the area. City Hall surrounded. Viper won't have much time. We gotta hurry. Vabbè, una missione di recupero. Viper, what's your status? We're surrounded. This building won't hold much longer. Copy that. Hold on. We're coming. Allora. Cheetah. Ah, ho solo lui, ok. Rolling out. Rolling out. Non ho modo di colpire strutture volanti. Quella a terra sì, però. Need to hold off on that build. Thanks for the help, sir. Report status. Most of us were wiped out, but there are more near the train station. Stanno con noi pure questi, sì. Porta tutti insieme. Tre punti comandante, insomma. Got a job for me? Poca roba. Rolling out. Taking heavy fire. All right, let's secure the area. Help on its way. Cura, cura. Per carità. Ale. Utile? No. La nebbia di guerra è particolare. Siamo un pochino come faccio? Station secured. Ah. We have nowhere to go. Everyone get on the train now. There are a lot of Global Risk forces at City Hall. More civilians incoming. E io come faccio a salvare tutti quanti? Vabbè. Stanno qui. Cheetah. Got a job for me? Prego. Lo faremo mai nella vita. Copy move. Dietro.
Ah no, questi volendo sono molto forti, ma andiamo a salvare Viper, su. Sta fino là? Ah, vedi però! C'hanno queste strutture che... Dai, 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 dai! Miei? Miei? Sì, il dramma... Qui sono i treni, ok. C'ho il BBC cattivo? Fatemi vedere un attimino. Come sta? Sta... Cambiato niente. Scheda video frulla come se non ci fosse un domani. Portello incredibile. Ci hanno bombardato tantissimo. Ho perso praticamente tutte le unità. Ma io dove vado con 4 di questi? Ma non è mai fattibile. C'ho 2 unità, c'ho. Cosa vado a fare? Può fa, non ci hanno aperto in 2. Allora rivalutiamo un attimo la modalità di attacco. Non mi farà ricominciare da capo, vero? Avrai pietà. Non avrai pietà. Comunque, piuttosto di quello che immaginavo, cioè, seconda missione. È bastato un bombardamento non previsto nel mio ammasso di unità per fare piazza pulita. E la cosa devo dire che mi aggrada parecchio, perché non me l'aspettavo. Cioè, è bello che già da un livello così preliminare il gioco picchi, eh. Vuol dire che non sarà semplice finirla sta campagna, che è una buona notizia. Allora, se Dio vuole, a sto giro abbiamo finito. E dovremmo teoricamente farcela. Teoricamente, però. Io poi devo fare in modo di non essere bombardato a morte come è successo poco fa. Ok. Rimaniamo un po' più indietro, per cortesia, perché... Bello è che è anche delineato sul percorso. Dov'è che bombardano? Io ovviamente dormivo prima. Ok. No, aspetta. Perché c'hai fretta? Ma che c'hai fretta? Un attimo. Niente. Mannaggia. Dai ragazzi, dai. E la prima è andata, su. Dai. Non sono certo di farcela, vi dico la verità. Non sono affatto certo di farcela. È veramente, veramente...
La sto giocando con molta calma a sto giro, ma è più impegnativo di quanto non immaginassi, sinceramente. Con calma. Io ho i miei dubbi sul fatto di riuscirci. Ci vuole un po' di fortuna. Un pizzico di fortuna. Dobbiamo concentrare il fuoco sulle singole unità. Se me dai retta. Ok. Tu guarda quanto sono resistenti poi. Ce la si fa, ce la si fa. I salti mortali. Miei? No, manco per niente. Io temo di non farcela. Dai, 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 tutte le skill possibili immaginabili. Spostarsi, spostarsi. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. È incredibile. È incredibile. Va fatto ancora più con calma. Comunque potrebbe essere intrigante da approfondire. Proprio per questo suo aspetto un po' più... Io penso mai nella vita abbia trovato un RTS che alla seconda missione mi fa fallire due volte. Ma comunque... Fatemi sapere impressioni, pareri, se lo state giocando, come lo state trovando, e soprattutto dovremmo anche approfondire il multi, che è un po' per questo tipo di prodotti il vero punto di svolta. Per cui per adesso è un arrivederci, ma potremmo ritrovarlo molto presto.